Giornata mondiale dei teatri, siamo con Maurizio di Sipari Aperti Sempre. E questa, siete qui in piazza a manifestare oggi, ecco le motivazioni. Le motivazioni sono innanzitutto che è un anno che siamo chiusi, che i teatri sono chiusi, cioè i teatri e la scuola sono le cose che sono rimaste chiuse più di ogni altra cosa, più dei supermercati, delle fabbriche, sono le attività più, la cultura, in senso lato è l'attività più trascurata da quando è iniziata questa pandemia. I teatri sono chiusi, noi abbiamo fatto questa giornata di mobilitazione perché il 27 marzo è la giornata mondiale del teatro. E perché in tutta Italia oggi avvengono manifestazioni analoghe. A Milano è stato occupato il Teatro Piccolo, a Napoli ci sono stati Piccolo Teatro, a Napoli ci sono state altre manifestazioni e mobilitazioni. In tutta Italia comunque è successo qualcosa. Oggi a Livorno abbiamo preso l'occasione anche per unire le notte nostre con quelli dei lavoratori che fanno le guide di Noi Turismo. Guide sui battelli, appunto, guide sui fossi, perché anche loro da un anno che sono chiusi, che non lavorano. Prospettive per il futuro. Le prospettive sono molto, si direbbe nere, ora si dice rosse, perché se da lunedì siamo zona rossa, credo che oggettivamente fino a dopo l'estate l'attività teatrale sarà difficile che riapra. Ecco, anche ai ristori sono stati dati, sono sufficienti. Il problema dei ristori per quanto riguarda l'attività teatrale, perché io parlo per quella che la conosco meglio, è che se sei sotto contratto accedi a tutta una serie di ammortizzatori sociali, con le casse integrazioni office. Se, siccome nel mondo del teatro vige un precariato assoluto, con forme contrattuali le più disparate, le più anarchiche, spesso si rimane fuori da tutta una serie di ammortizzatori sociali o di bonus, o magari uno prende un bonus di 1000 euro che gli vale per 6 mesi, per cui capisci bene che insomma è poco o niente. Ma soprattutto noi abbiamo bisogno del pubblico, noi siamo lavoratori dello spettacolo, abbiamo bisogno di riaprire i teatri e di avere il contatto con il nostro pubblico.